Oggi siamo a Ponte Sasso ed esattamente al centro sportivo in occasione della finale del 20° triangolare di bocce iniziato lunedì 24 luglio. Direi che è andata benissimo per la solita partecipazione che c'è. Ormai è un evento molto consolidato. È iniziata 22 anni fa per l'iniziativa di Santinelli Giancarlo. È un evento che punta tutto sulla socializzazione, no? Un abbinamento bocce-calcio. È proprio Giancarlo che ha istituito queste iniziative che noi con una certa difficoltà cerchiamo di portare avanti anche nel suo ricordo. Le squadre sono tre, no? Come si chiama Inter, Juve, Milan. No? Ogni squadra è composta da vari turni di gioco. Il programma prevede sempre per queste tre sere, ogni sera, la prima partita a coppia, e allora giocano quattro persone, due da un campo e due dall'altra. La seconda partita è a terna, con obbligatorio di una figura femminile. Poi adesso, questi ultimi anni, abbiamo messo anche dei giocatori di serie alta che fanno la loro terza parte. E poi facciamo un'altra partita ancora a terna e finale. Oriano, lei è il CT della squadra vincitrice del Milan. Com'è andata questa settimana? In quanti hanno partecipato alla sua squadra? Eravamo 20 giocatori con due donne, meglio di così non potevo andare. Avevo dei buoni giocatori quest'anno e quindi è andata benissimo. Roberto, ma lei ci voleva svelare un segreto di Oriano, qual è? Fin da ragazzo lui era bravo in tutto quello che faceva a livello di sport, bocce, biliardo ed altre cose. E allora, siccome migliorava sempre di più, gli è andato un soprannome, sapete qual è? Aceto, perché più si invecchia e più migliora. Poi un'altra curiosità, Oriano è diventato ancora una volta bisnonno. E allora ci fate un Forza Milan insieme? 1, 2, 3. Forza Milan! Forza Milan! Devo fare complimenti al gruppo del Milan, non so se il Milan veramente ha fatto una festa così grossa quanto ha visto la Champions League, io credo di no.